Ragazzi, oggi vi spiegheremo il motivo per la quale Italia Abbandonata esce raramente o poche volte ultimamente. Ci hanno denunciati. Abbiamo preso una denuncia perché abbiamo violato una zona militare. Praticamente, come sapete, perché ci seguite da tempo per questo format, noi prendevamo i posti che ci segnalavate su Instagram e andavamo a vedere se era fattibile fare il video. Un bel giorno mi è arrivato un direct su Instagram di questo posto dove a sua detta c'erano dei Carro armati abbandonati. carri armati abbandonati. A quanto pare non erano abbandonati. Da me è arrivata addirittura una foto di un padre con due figli davanti a un carro armato che c'era entrato con i figli. Quindi di conseguenza abbiamo pensato che questo posto fosse abbandonato, dismesso, in disuso. Una volta entrati dentro abbiamo notato una camionetta che circolava l'area, ma cioè, non pensavamo fosse ancora in uso quella zona là, ma fosse dismessa e semplicemente i mezzi fossero abbandonati là e parcheggiati là, punto e fine. E quindi diciamo che abbiamo violato questa zona militare inconsapevolmente, perché ci sono arrivati i direct di questo posto. Mi è arrivata una foto con un padre con due figli che... Poi si sa che noi comunque, si è capito dai video, che non siamo persone che si fanno troppi problemi, però anche noi abbiamo dei limiti. Molti di voi ci state scrivendo altre zone militari da andare a vedere. Con le zone militari, ragazzi, abbiamo chiuso. Ma adesso vi spieghiamo il motivo di perché abbiamo chiuso. Non perché abbiamo paura, siamo dei cagasotto. Una denuncia purtroppo abbiamo già presa, anche se è già stata ritirata, quindi Per fortuna ci è andata bene. siamo puliti, ci è andata bene. Però vi spieghiamo la nostra esperienza. Sostanzialmente siamo a Corfù, siamo in festa e arriva una notifica da YouTube. Che è stato fatto un reclamo legale a un nostro video, quindi vuol dire che c'è stata una denuncia in atto sul video. Non pensavamo fosse il tutto così tragico. Pensavamo fosse una semplice segnalazione di YouTube per la quale ci ha rimosso il video solamente in Italia. Quindi Esatto. questo video, se andate sul canale, non potete vederlo in Italia. Se andate all'estero, lo potete vedere. Cosa succede? È la mattina del 17 giugno, io ero via, io ero di lavoro, mi trovavo in Ungheria. Mi arriva un messaggio come buongiorno alle 7 di mattina, ci sono i carabinieri. Però vi spiego come mai ci sono i carabinieri. Praticamente è iniziato tutto qua, ho le carte, per 17 giugno alle ore 7:20. In realtà è iniziato prima, 20 minuti prima, perché Esattamente. Loro sono io arrivati qua alle 7, alle alle 7. 7 sono arrivati qua, sono andati nel palazzo dove abita mio cugino. Sostanzialmente il cugino di Marco, che hanno lo stesso cognome, abita nella scala A e lui nella scala B, quindi trovi il suo cognome Malagò sia nella scala A che nella scala B. Esattamente. Entrano non si sa come nel portone, vanno su da mio cugino e iniziano a bussare alla porta. Mio cugino, impanicato perché hanno bussato forte, Alle 7 di mattina. 7 di mattina, chi è? Carabinieri. Mio cugino chiama suo padre, ovvero mio zio, gli dice non aprire. I carabinieri, così molto molto arrabbiati, diciamo, battono molto forte sulla porta. Arriva una chiamata alle 7 e un quarto da mio cugino. Marco, Marco, ci sono i carabinieri fuori. E io. Cosa vuoi da me? Mi sa che stanno cercando te. E io, mandali di qua, digli che hanno sbagliato portone. Quindi mio cugino dice che non era questo il portone, perché gli ha aperto la porta. Loro, arrabbiati, scendono giù e mio cugino li accompagna al mio portone. Infame. Portone, mi vengono su, bussano forte anche alla mia porta, io apro. Abbiamo mandato in perquisizione, tutti fermi. Io vado da mia mamma, prima che entrassero i carabinieri. Mamma, alzati che ci sono i carabinieri. Buongiorno. Come carabinieri, Marco? Cosa hai fatto? Fatto niente, mamma, tranquilla. Sapevo già qual era la causa, perché c'era arrivata la notifica, come aveva detto Amir da YouTube. Ci entrano i carabinieri, mi perquisano, mi fanno la perquisa in tutta la camera. Stavano cercando solamente oggetti informatici. Mi hanno preso il Mac, mi hanno preso il telefono, mi hanno portato fuori in tre e siamo andati in questura. Mi hanno fatto tutto il procedimento, tutte domande, l'interrogatorio mi hanno fatto. Dopodiché mi chiedono del mio amico Ben, perché c'è scritto anche Ben qua. I carabinieri stamattina sono andati a casa sua e non è a casa. Sai dov'è? È scappato con qualcosa? Ho detto no, è a lavorare. Fatalità ero pure nei paesi dell'est. Non scrivergli niente, mi raccomando. Dico ai carabinieri, gli ho già scritto che siete qua. Li fa, come? Ah, bibù, adesso cancella la roba. Ho detto, guarda, non è a casa, quindi nessun problema. Cosa succede? Giustamente di lavoro, azienda molto impegnato. Alle 7 di mattina, nello stesso momento che entrano a casa sua, quindi alle 7 di mattina circa entrano a casa sua, dopo che lui mi manda subito il messaggio ci sono i carabinieri, a distanza di 1 o 2 minuti
minuti, mi chiama mia madre, ci sono i carabinieri qua, stanno cercando te, passameli al telefono, me li passano e mi fanno, si salve, lei si deve presentare in caserma. Gli spiego che per motivi di lavoro sono all'estero e rientrerò a distanza di 2 giorni circa. Mi dicono ok, va bene, non mi dicono assolutamente niente, ma già avevo capito da lui di cosa si trattasse, comunque non c'era niente da nascondere sostanzialmente. Anch'io ho subito ammesso il mio errore non sapendo che fosse una zona militare. Quando finisce sta chiamata, lui non mi risponde più al telefono dalle 7:30 di mattina a mezzogiorno circa, sono 4-5 ore di interrogatorio. Sostanzialmente loro cercavano la parte 2. Perché anche nel mandato di perquisizione rilevato, perché alla fine di quel video noi diciamo nel raggiungimento di 5.000 like andremo a fare la parte 2 di notte. Infatti qua c'è scritto: i ragazzi riferivano che avrebbero proceduto alla pubblicazione di un ulteriore video al raggiungimento della soglia dei 5.000 mi piace e dunque non è possibile escludere che gli stessi abbiano già provveduto alle riprese e che quindi siano in possesso di altra documentazione video relativa ai fatti per cui si procede. Sostanzialmente cercavano la parte 2 del video. Loro cercavano in tutti i modi di trovare delle riprese anche che non sono state pubblicate su YouTube, perché chiaramente sapete che YouTube è un video editato e spezzettato. Io essendo col Mac da 500 giga e non avendo hard disk né niente, anche adesso con l'hard disk comunque cancello sempre tutti i video che io pubblico su YouTube. Io mi presento a distanza di 2 giorni in caserma, ci vado dritto da lavoro, vado con il camion in caserma, mi tengono esattamente 6 ore. Sì, tu 6 ore, sei stato di più. Mi fanno 6 ore di interrogatorio, ho trovato il carabiniere tosto, mi fa entrare, ci chiudiamo in questo stanzino, mi fa fuori tutto dalle tasche, consegnami il telefono e da quel momento io non posso più aprire bocca finché lui non fa tutta la perquisizione del telefono. Non trova niente perché non aveva niente. Non avevo video. Avevo l'immagine di copertina, perché su Instagram mettiamo l'immagine di copertina e il link del video. Tra l'altro editata con Photoshop. L'immagine di copertina era non c'entrava niente. Era un carro armato russo. Aveva preso un carro armato russo preso da Google, che tutti potete vedere, photoshoppato con le nostre facce, fine. E per questa magia copertina mi viene sequestrato il telefono per ben tre mesi circa. La cosa assurda, raga, è che noi pensavamo fosse un processo civile, no? Invece no, siamo andati sul penale, ragazzi. Questa cosa ci ha segnato la fedina penale, tra virgolette, nel senso c'è una segnalazione. Quindi di conseguenza abbiamo deciso di stare un po' più calmi. Di stare un po' più calmi, perché questo rischio a noi ci è andata bene, che nel senso non è successo niente, né, perché se ci beccavano all'interno ci hanno detto ci mettevano le manette, ci portavano direttamente in caserma. Cioè, c'era un arresto provvisorio che poi venivi scagionato la sera stessa, però interrogatorio. Esatto, cioè multa un po' più salata, quindi era un altro problema più grosso. Questa è stata un'esperienza, quella abbastanza bruttina, perché comunque ti alzi alle 7, fai un video per violazione militare, tua mamma pensa chissà cosa, quando in realtà anche i carabinieri, soprattutto a me, il maresciallo, ha detto che dovrebbero andare a prendere i criminali e non gli youtuber. Però vabbè, questi sono dettagli, ragazzi. Questa è stata la nostra esperienza, era un piccolo video per spiegarvi un attimino anche il motivo perché Italia Abbandonata esce un po' di meno. Tutto questo. Ragazzi, ci vediamo mercoledì con un nuovo episodio di Italia Abbandonata. Let's go!